Bentornate e bentornati sul mio canale, perché ancora in ferie godetevi questa vacanza, ce lo siamo meritato dopo questo periodo, quindi se avete tempo dopo il mare, dopo cena, rilassatevi con questo mio video, tendenze, moda, autunno-inverno 2021-2022. Per chi comunque mi conosce sa che verso metà agosto, fine agosto, sono peggio degli stilisti, già volgo lo sguardo verso queste tendenze, accessori, cosa andrà, cosa non andrà, ma in particolare presto attenzione ai colori. Per me costruire un outfit è sì importante, che deve essere adeguato alla persona, al fisico della persona, insomma alla sua corporatura, ma è molto importante il colore che dia luce al viso, alla carnagione e che insomma dia giustizia insomma a questa persona, che gli renda insomma luminosa, più bella, più tutto. Quindi sbagliare il colore secondo me poi nell'outfit si perde, non si ha la stessa resa, lo stesso risultato, no? Anche perché ognuno di noi è diverso come carnagione, come colore dei capelli, quindi bisogna, quando fate un acquisto, e questo già ve l'ho detto, dovete scegliere con criteri i colori che stanno bene a voi e non che vedete magari su un'amica, su una cugina, su una sorella, su una mamma, insomma. Questo è un discorso che avevamo già fatto. E io ho sempre avuto questa, insomma, particolare attenzione ai colori e quindi ovvio che inserisco in questo video sempre i colori che andranno e ovviamente do sempre consigli su come abbinarli, su a chi stanno bene e via dicendo. Ma prima di iniziare questo video che penso piaccia un po' a tutte e mi aspetto un like almeno per l'impegno, vi dico che cosa sto indossando perché solitamente lo facciamo, è un po' un'abitudine che vi ho dato. Ragazze, il caos che sentite sono i miei figli di là. Volevo dirvi che ho fatto due acquisti da NYX che sono l'Epic Inkliner, che è l'eyeliner di NYX, una punta molto fina, però io continuo a trovarmi bene e mi deciderò a comprare non più la mini size di Roller Liner Benefit. Questo tappino rosa, insomma, ma lo conoscete tutte da Sephora, che costa sulle 15 euro all'incirca, insomma, bella per una mini size. E anche il Brown Tint Pen, che sarebbe la penna per le sopracciglia, che non mi sto trovando affatto male per ridefinire le mie sopracciglia, non è resistente all'acqua, non è assolutamente così, perché ci ho fatto il bagno e è andato via, quindi fino adesso non ho trovato nulla che veramente tenga al mare. Sicuramente dura tutto il giorno, però se ti bagni il viso, ciao. E ho preso espresso, mi sembra, perché il black era troppo troppo scuro. Sulle labbra, velocemente, sto indossando una tinta labbra, la 169 Coral Reef di Wycon, come solito perché le amo, e sempre la loro lip liner, la 63 Contour, così mi avete lasciato e così mi avete trovata, a parte la 169 che mi piace con l'abbronzatura perché è più corallo. Per quanto riguarda gli accessori, questa che è una new entry ma no brand, una gioielleria sempre argento e oro rosa messiamo perché mi sta piacendo. Questa è di Rebecca, ci ho fatto anche la doccia per un errore e non è successo niente al ciondolino in oro rosa. Strano perché di solito i loro bracciali di Rebecca un pochino scuriscono, però c'è quella garanzia fosa di cui abbiamo già parlato. E questa che è quella con tutti i brillantini in acciaio di Hey Happiness, che amo, tutto nell'info box. Soliti bracciali, ho cercato di seguire un po' un'armonia dei colori con oro rosa e argento. Di qua, questa è una new entry, sono tre gruppi di braccialini di Esso Pazzo, forse molti di voi conoscono, belli, luminosi, in oro rosa e mi piacciono tanto con l'abbronzatura, ma anche l'inverno. Orecchini al solito invece di Anna Luisa. Penso di aver detto tutto e quindi possiamo partire subito con le nuove tendenze. Ah, il top, ragazzi, scusate, ogni volta lo tralascio ed è bellissimo. Ho tolto le bretelline, è in pizzo sangallo ed è di Dream Tuscolana, con cui collaboro, lo sapete già. Partiamo subito con queste tendenze. Se la tendenza del momento, e la voglio mettere la prima tendenza su cui voglio appunto porre l'attenzione, e la metterò per prima perché io già lo facevo prima questo, quindi figuriamoci adesso quanto sono contenta. Per spiegarvi che cos'è un outfit tonale, look tonale, spieghiamo che cos'è un outfit monocromatico, perché le due cose si sposano, diciamo, abbastanza, insomma, stanno vicine. Io già vestivo di un unico colore, no? Monocromatico, molti di voi sanno che cos'è. Adesso questo è un nuovo acquisto da Mango, no? In saldo 6-7 euro, è una t-shirt. E io ovviamente sapevo che da Mango c'è questo bagno di colore qui, questo l'ho presa diversi anni fa. Io ho la borsa, il cappotto, il maglione e la sciarpa di questo colore. Per chi non mi conosce imparerà a conoscermi, spero si iscriva al mio canale perché io amo molto abbinare i colori e quindi ne vedrete delle belle quest'anno, perché se è vero che andranno queste cose, proprio io ci sguazzo, come si suol dire. E appunto dicevo che se poi andate nello stesso store, nella stessa boutique, è ovvio che la commessa vi saprà indicare tramite il cartellino, i codici, che
che è lo stesso bagno di colore, quindi per voi sarà molto facile di quello che voi potete pensare, vestire di un unico colore, non è così difficile. Al limite, se proprio non trovate, portate dietro il pezzo, perché non comprate, io dico alla cieca, ah sì, quello celeste ci sta bene, no ragazze, perché attenzione, quello verde ci sta bene. Attenzione alle sfumature di colore, attenzione che, per esempio, non abbinerei mai un rosa pesco con un rosa baby, non sono assolutamente uguali, quindi se dovete vestire monocromatico dovete comunque essere attente, insomma, a questo dettaglio, portatevi il pezzo più leggero, la sciarpa, la cinta, quel che sia, e quando l'accostate sotto una luce decente ve ne accorgete subito, quindi così non fate neanche acquisti sbagliati, a parte che oggi si rendono e via dicendo, si fanno i resi, quindi allora a questo punto è meglio fare online che si rendono su alcuni store. Quindi da Mango è molto semplice questo discorso qui. E là io già comunque ho sempre vestito dalla testa ai piedi di un unico colore, che è il vantaggio, quello che slancia e snellisce la figura, ovviamente scelto nel colore giusto, adeguato alla figura giusta, alla persona giusta, con dei colori giusti, no? Non scegliere mai un nero per una figura magra, perché sì, la slancia, a parte che non fa proprio look monocromatico perché è banale, però magari un blu scuro, sì, monocromatico, poi alla fine smagrisce troppo, magari una figura un pochino più curvy, rende giustizia a quella figura, già è diverso. Quindi scegliere un po' anche dei colori particolari, un ruggine, un tata look ruggine, qualcosa che si evince, che è stato ricercato, che proprio cattura lo sguardo, no? In particolare il mio, che è proprio lì che, cioè, io noto subito queste cose, mi piace tantissimo vedere quando la persona è vestita bene, che ha abbinato bene ma senza essere pesante, perché poi va anche dosato questo look monocromatico. La novità di quest'anno è un look tonale, cioè sì, vestire di un unico colore ma con le sfumature di quel colore. Un rosa chiaro con un rosa più scuro carne, un ruggine chiaro con un ruggine scura più carne. Io spero di lato di aver messo degli outfit, foto che magari prendo dalle riviste, da internet, ovviamente si devono sposare con quello che sto dicendo, perché mi piace anche ricercare dei look in tal senso da proporvi, e sicuramente anch'io comunque spesso metto delle mie fotografie con dei miei look. Vi faccio vedere alcune, quello che questo secondo me è la tendenza proprio che mi ha rapito il cuore, vi faccio vedere alcune cose che ho io, che ho portato qui per farvi vedere questi accostamenti. Look tonale, per esempio, può essere come accostamento di colori, poi ovviamente ci sarà un cappotto, un maglione, una blusa, una canottierina con i diversi colori. Per esempio il ruggine può essere molto particolare, vedete che richiama, si capisce, si evince, che è una cosa ricercata, per dire, no? I diversi tipi anche di tessuti, materiali, delle sfumature di colore. Adesso ne ho prese qualcuna a casa di quelle un po' più salienti che avevo qui nel mio armadio, ad esempio questi due tipi di rosa, perché ad esempio il rosa pesca a me con questo rosa qui non sarebbe piaciuto. E tra l'altro Michael Kors aveva fatto questa borsa che secondo me già aveva questi diversi colori insieme, rosa chiaro, rosa ancora più tenue, no? E già si sposa bene, si capisce che l'outfit è molto ricercato, non è banale, insomma, se avete capito. Poi di lato ho detto, avrò messo delle immagini, quindi avete capito. Questo è vestirsi di un unico colore sfruttando queste sfumature. Passiamo alla seconda tendenza. Avevo messo una foto di questa tendenza perché subito l'avevo notata, negli anni 90 si è utilizzata, io stessa l'ho utilizzata di più, ad oggi non lo so, è un ni, sono aperta a diverse possibilità. Vedremo come, ecco, un abito sopra i pantaloni, questo in sostanza, alcuni hanno detto sì, alcuni hanno detto ni come me, alcuni hanno detto proprio no. Quindi aspetto un commento qui sotto, sono curiosa. Ci sono anche quegli abiti con spacchi vertiginosi che alla fine è una maglia abito da mettere su dei pantaloni a palazzo. Vedremo che cosa ne potrà uscire fuori, anche perché la moda sulle passerelle è una cosa, street style è un'altra. Vedere praticamente le persone cosa veramente indossano è tutt'altra storia. A volte anche con i colori, vedo un colore che esce questo colore, che va, lo mettono sulle passerelle, poi magari invece noi nella vita quotidiana utilizziamo quell'altro colore che è uscito, sì, ma più timidamente, ma ci piace di più, è più portabile, più abbinabile, o ce l'abbiamo di più nell'armadio. Mi è capitato spesso di vedere delle cose che dico, ma si era parlato di questo colore, si mette quest'altra cosa e via dicendo. Quindi passiamo alla terza invece tendenza. Altra tendenza è una cosa che sinceramente se n'era già parlato, maglie, maglioncini, insomma, vabbè, cardigan in maglia, che è una cosa che mi fa piacere, penso che nell'armadio ne avremo di tutti i colori ognuno di noi, quindi li risfrutteremo, li riteremo fuori e amen, magari li sceglieremo in qualche colore da sfumare, a ruggine, coglieremo l'occasione per prenderne qualcuno in saldo, perché vedo che continuano ad andare, ma anche se non fossero di gran moda, diciamo, di tendenza, io li indosserei lo stesso. Altra tendenza che non ho detto subito è quella dei colori, perché volevo tenervi un po' in
Volevo un po' la suspense. Comunque, ho visto oro, infatti ci saranno anche dei stivaletti metallizzati in argento, in oro, scarpe, insomma, cose paillette. Si torna, si vuole brillare dopo questo periodo un po' cupo, un po' nero che abbiamo passato. Quindi oro, paillette, cose luminose da quanto ho visto. Però ci sono anche dei colori tenui, come il cammello che finalmente torna, quindi total look cammello, sì, e nelle sue sfumature, scusate, nocciola, il nude, tutti questi colori chiari, il caramello, comunque colori che ci piacciono. Chi è che non ha un cappotto cammello nell'armadio o un cappotto nocciola? Tutti questi colori un po' che si possono anche mischiare insieme e creare dei bellissimi outfit, insomma, molto... molto chic, perché io trovo che vestirsi di questi colori nocciola, cammello, panna e cru, beige, mi dà molto molto un'aria chic, sofisticata, molto ricercata anche questo come outfit. Altri colori saranno, visto questo fucsia, qualcuno lo chiama magenta, rosso, arancio bruciato, quindi ruggine, e finalmente arriviamo alla tendenza delle tendenze, che è uscito fuori finalmente di nuovo il verde, dopo che non so quanto tempo che non andava verde prato, verde oliva, verde militare. Anche qui si può creare dei look tonali fantastici, un verde bosco scuro con un verdino più chiaro, magari un verde di quello proprio tenue con il verde a contrasto più forte, o il verde militare magari con anche lo giallo zafferano, si può mettere con questo verde militare. Io vedo anche molti molti accostamenti azzardati per il verde. A me piace verde e blu, trovo estremamente chic il verde con il blu. Quindi, lasciando un attimo da parte questi look monocromatici, tonali e via dicendo, verde e blu lo vedo un accostamento meraviglioso. Sapete che spesso do consigli su quale colore accostare ad un altro, come creare degli outfit, quindi solitamente anche non solo negli acquisti, ma in questo video lo faccio, in questi video qui. Ovviamente un look azzardato è il verde, verde smeraldo, verde un po' più intenso, con il lilla e lavanda, perché poi tra l'altro abbiamo detto che è un colore che si sta riaffacciando. E lo vedo azzardato, però lo trovo anche sofisticato come accostamento. Ne vedremo delle belle. Ho visto diversi scatti, come dicevo, e mi sono piaciuti. Quindi, ragazze, staremo a guardare. Altro colore di tendenza, che più che un colore, una fantasia, è l'animalier, che non ci sta abbandonando più. D'estate è uscita quella pitonata, che io non abbandonerò perché mi piace. Quest'inverno vedremo ovviamente il maculato, nelle sue diverse sfumature, anche colorate, sul grigio, su quella classica e via dicendo. Quindi, per chi di voi ha dei cappotti, dei capi, dei vestiti, dei maglioncini, dei cardigan, che li ritirasse fuori, perché è il momento di sfoggiarli. Per quanto riguarda invece pantaloni, capi e via dicendo, allora, jumpsuit, ho visto tante tutine, pantaloni a vita alta, quindi pantaloni a zampa, pantaloni dritti, a sigaretta, palazzo, skinny, l'importante è che siano a vita alta. Quindi la vita alta non ci sta abbandonando, neanche per le gonne, tutto a vita alta, anche perché torneranno, comunque continueranno ad andare queste maglie un po' cropped, un po' più lunghine, perché per l'inverno non si può stare veramente sotto il seno, però da mettere, ovvio, fa un bel gioco anche perché valorizza un po' i punti belli, no? Le curve delle donne, no? Il punto vita, i fianchi, quindi avere delle maglie un po' cropped con un pantalone, una gonna vita alta, secondo me fa un bel gioco, insomma, di curve, un bel gioco, veramente mette e valorizza tantissimo la figura femminile. Altro invece tendenza, che non lo so se la riadotterò perché è tanti anni che l'ho accantonata lì e non ne voglio più sapere, è la camicia bianca, che mi ha sempre, da sempre, da un po' di anni mi aveva stancato. Quindi camicie bianche di ogni tipo, penso anche a body, adesso non so, ho dato uno sguardo così molto velocemente, quindi ritiratele fuori, se non l'avete le acquistate, comunque le trovate ovunque. Camicie bianche a go-go, che è sempre stato un po' un classico, un po' uno dei pezzi da avere, quindi deduco che molte di voi avranno queste camicie bianche, tornerà tantissimo anche questo di moda, nuova tendenza, anche se per me un po' rivisitata. Cappotti capospalla, li ho visti trapuntati, un po' come delle trapunte, poi ho visto che Viola Barbosso dei cappotti blu con dei bottoni dorati, non mi dispiacerebbe un cappotto blu in generale, non di Dior, aveva però delle parti rosse, perché poi il blu col rosso sta bene. Utilizzando io tantissimo il celeste e l'azzurro, mi piacerebbe avere un cappotto blu per creare questa sfumatura, sarebbe un'ottima idea, quindi prestate particolare attenzione, insomma, perché i capispalla ne stanno anche, faranno anche dei cappotti in pelle, vedremo se questa tendenza tra punta e pelle poi prenderanno piede, perché torniamo al solito discorso che dico sempre, fanno delle proposte, ci sono delle cose, che delle tendenze, poi secondo me bisogna vedere veramente se le persone nell'uso quotidiano, se veramente prende piede questa
questa tendenza. Accessori, scarpe, borse. Borse, le shopper torneranno tantissimo anche in forme un po' particolari. L'ho visto infatti una forma un po' più rotonda in particolare da portare anche a mano da Michael. Per quanto riguarda invece le scarpe, ho visto stivaletti in particolare in argento, argentati, stivaletti comunque che brillano. Cercherò io una versione un po' più opaca perché non sono più una ragazzina, quindi cerco un po' di smorzare le cose, però non mi dispiacerebbe uno stivale argento, sinceramente è una cosa che mi colpisce. Quindi l'oro anche torna prepotente e l'argento, in particolare negli accessori. Non mi dispiace affatto questa nuova tendenza, perché comunque degli stivaletti argento opachi, un po' più smorzati, secondo me stanno bene a tanti, su tantissimi look. Come accessorio ho visto anche degli orecchini molto molto lunghi, che secondo me sono carini, riempiono soprattutto per chi ha il capello corto, a caschetto. Questi orecchini molto lunghi donano particolarmente, io li sceglierei comunque in oro o con degli strass vistosi, però lunghi fini, non troppo a lampadario in sostanza. Passiamo invece ai look e alle tendenze che sinceramente non digerisco. E queste tendenze sono la tutina zentai, zentai l'ho scritta da qualche parte perché me la devo ricordare, zentai comunque tipo giapponese, non so bene, tutta unita, mi sa che l'avevo vista anche se estate, adesso l'hanno fatta in maglia, fine ai piedi, tipo leggings incorporata alla... No! Non le voglio neanche vedere, mi sembra tipo una cosa dell'Ottocento, oppure giullare, dico, ragazza, una cosa proprio per me oscena. Cioè, mettetevi un commentino qui sotto perché lo voglio sapere. Altra tendenza che proprio non mi piace è le spalle ad arco, perché non si sta parlando di spalla sbuffo o volà, no, proprio le spalle enormi ad arco, manco come giocatore di rugby perché vi portano le spalle in giù. E poi sotto al cappotto maglie di questo tipo, come le indossi? Tu lo so, anche il cappotto dovrebbe avere le spalle ad arco? È una cosa terribile che mi ricorda davvero lì in quel caso, non so se le donne nel 800 avevano queste spalle così ad arco, non so dirmi anche come possa essere gestibile una cosa del genere. No, ragazzi, siamo arrivate alla fine di questo video, però c'è una cosa che volevo dirvi prima di chiudere, che erano due acquistini che avevo fatto, sempre in saldo, che ho pagato veramente poco, questo l'ho pagato 5,95€, appunto ricordando il verde e l'azzurro insieme, blu cobalto e verde smeraldo, mi piace tanto questa propria dimostrazione, che questi due colori insieme per me sono meravigliosi, adesso c'è un terzo colore insieme che non mi disturba affatto, che è chiaro, il bianco, quindi... Però mi piace tantissimo da mettere con la mia shopper, che poi vedrete, Celeste Polvere di Michael Kors. E un altro acquisto, perché volevo parlarvi di una cosa che ho sperimentato, questa di Michael Kors, che trovate sul sito color cammello chiaro, appunto perché rimaniamo con il discorso dei toni nocciole e via dicendo, già la sto sfruttando tantissimo. Sta a un costo veramente basso, devo dire la verità, sono rimasta stupita. Però c'è la possibilità di, per quelli come voi che mi hanno chiesto sempre, ma non come posso comprare delle cose anche di Michael Kors un po' più costose senza dilapidare un patrimonio. Ragazze, in realtà ho voluto sperimentarlo nonostante non ne avessi necessità. Mi sono informata e credo che bisogna credo possedere comunque una carta. Adesso non so se sulla Postpay deve essere un certo importo per farlo o comunque bisogna avere la carta di credito, ma ve ne accorgete subito quando andate ad inserire i dati. È praticamente un sistema che sta su Michael Kors. Se voi cliccate sulla pagina della borsa di riferimento, sotto noterete che c'è scritto Klarna con la K, Klarna, che ha la possibilità di, ho voluto sperimentare questa cosa, anche se questo era un importo veramente banale, 40 euro al mese, di dilazionare questo pagamento di queste borse. Sono 3 rate su una borsa di questo tipo, con 3 rate saranno 40 euro al mese scarsi, e che non vi vanno ad addebitare l'intera cifra sulla carta come solitamente avviene se utilizzate una carta di credito, che può dilazionare delle spese, ma che pensa a tutto lui ed è controllato e monitorato dal sito di Michael Kors, quindi è una cosa seria. L'ho sperimentata e vi assicuro che è serissima questa cosa. Vi scalano ogni 30 giorni, quindi una volta al mese, quella cifra, che se scegliete un pezzo, nel pezzo meno costoso, è veramente irrisoria, potete con poco prendere ovviamente una borsa. È una cosa che ho voluto sperimentare per voi, me l'avete chiesto, si può fare, sono 3 rate, secondo me è un'ottima cosa per chi vuole acquistare una borsa, ma non spendere subito quella cifra,
non spenderla tutta e via dicendo. Quindi ogni 30 giorni, una volta al mese, viene appunto addebitata quella cifra. Pensa a tutto il sito, insomma, ed è fantastico. Basta verso la fine, verso l'acquisto, inserire la parola Clara. Comunque c'è scritto tutto sul sito di MyCoreCourse se vi volete informare. Una cosa seria, non è una cretinata, insomma, sono cose serie. Ovviamente il sito di MyCoreCourse, l'azienda di MyCoreCourse, è un'azienda seria e non si permetterebbe mai di fare una cosa del genere, assolutamente. Quindi l'ho sperimentata io. Se volete provarlo, io ve l'ho detto come informazione perché di solito vi tiro fuori queste cose. Se volete, scrivetemi un commentino qui sotto che o vi rispondo o farò un video in merito perché mi sto informando bene su queste possibilità per avere dei pezzi belli, però col minimo sforzo. Questo in sostanza era, ragazzi. Siamo arrivate alla fine di questo video. Volevo ringraziarvi perché questi giorni mi avete tenuto tanta compagnia, mi sto già commuovendo. Tante di voi, tanti messaggi su Instagram, su YouTube, anche messaggi privati, soprattutto messaggi privati della vostra vita che condividete con me. Mail, sono stata subissata. Affetto che io ricambio col cuore. Sento questo amore e lo ricambio. Ah, oh, mamma mia, ragazze, non so se dovrò tagliare questo pezzo perché non riesco a dirlo in maniera diversa. Spero che si evince, si sente questa emozione. Un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Outfit. Ciao!